Salve a tutti ragazzi, sono sempre Mezzo, benvenuti in questo nuovo video sul mio canale. Siamo tornati qui con la Furia Silence, video richiestissimo, attesissimo, grazie per il supporto che date a questa serie, che non è nei miei piani interrompere, quindi state tranquilli. Raga, come al solito vi ricordo un po' di modi per supportarmi, mi raccomando iscrivetevi al canale, venitemi a seguire sui social, Instagram, TikTok, Twitch, tutti i link in descrizione, commentate. Di nuovo condividete il video e se vi va potete fare un abbonamento o una piccola donazione per supportare il mio lavoro. Grazie a chi lo farà. Io non perderei altro tempo, ragazzi. Andiamo dentro con la scelta della squadra. Facciamo 4 click oggi, dai, ci posso stare. Un click, andiamo in Polonia, a Legia Varsavia. Secondo click, in America, Vancouver Whitecaps. Terzo click, in Belgio, Zulte. E il quarto click... Non ci posso credere. Ma come? Ma come col Kaiser Chiefs? Ma con i sudafricani? Dove me lo metto? Dove me lo metto? Si parte dal campionato arabo con una squadra sudafricana. Non potevo sperare di meglio per questa nuova Furia Silence. Io non ho mai visto e preso questa formazione. Non ho idea di che cosa mi possa trovare davanti. Per quanto riguarda invece il regolamento, io farei che chiaramente possiamo vendere, ma non possiamo fare il calciomercato quando andiamo a cambiare squadra. Inseriamoci all'interno di questo nuovo episodio che sarà emozionantissimo. Beh, per quanto riguarda i portieri siamo messi decisamente bene. Qualche pardone però lo lasciamo al posto di Petersen, che a 28 anni 70 non mi è neanche un marcione patetico. Come direbbe Marotta, in questi casi squadra difficilmente migliorabile, mi verrebbe da aggiungere. Eccolo, eccolo il talento, Duduzi Shabalala. Eccolo il talento, c'è il talento in questa formazione. Shabalala, Dolly con quella... No, c'ha il cuore, ragazzi, c'ha il cuore in testa, Dolly. Ma non ti vergogni. Andiamo a migliorare per bene il centrocampo, nonostante comunque questi non siano proprio dei marcioni, sono dei marcioni. Andiamo a migliorare il centrocampo centrale e poi anche un altro difensore centrale. Per la difesa centrale ho trovato questo sudafricano, Rushin De Reuck, che gioca al Mamelodi, altra squadra sudafricana. Non ho ancora capito perché buttano dentro queste squadre sudafricane a caso. Completamente H, 2.350.000, che sei, figlio mio? 1.500.000 e ci sto pure perdendo. Altro nome per la difesa, mi voglio rinforzare in difesa, sì. E il nome in questione, anzi, il cognome in questione è... 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8. Benedetta la laurea in ingegneria, andiamo. Si va verso la chiusura del mercato con questo acquisto. Ashimeru è un bel centrocampista che però mi toglie davvero molto budget. Effettivamente 24 anni, 72, Ashimeru è una bella belvolina, 4,5, no, niente. Prendiamolo. A me queste scene fanno troppo ridere. Coloro che continuano a chiedere, io che non posso assolutamente offrire qualcosa di più. A me puoi far ridere la faccia del mio allenatore, che non sa come dirgli che abbiamo finito i soldi, ragazzi. A questo punto direi che il nostro calciomercato si può interrompere qui. Due ottimi colpi in difesa, un ottimo colpo a centrocampo. Ci sarebbe stato sicuramente qualcos'altro da fare, ma il budget era quello che era e ho preferito migliorare la squadra nei punti più critici, ecco, perché Shabalala per me ha un buon potenziale. Vado a fine stagione perché è una stagione con... I Kaiser me la voglio fare. Siamo a maggio, ma che minchia... Allora, Saudi Pro League, innanzitutto, noni. Una stagione fallimentare in Arabia Saudita, siamo arrivati noni. E va bene. Ah, questa è l'Asia Continental Cup. Fico però. Ma bellissimo l'Asia Continental Cup. Ah, ma c'è ancora tutto giugno. Sì, ma con calma ragazzi, con calma. Con calma perché il mio ovvero allenatore già latita. Rushin, più uno. Woohoo! Più 2, non male. Se Gota non è male, Shabalala, più 5. 5 gol, Dupress. È il vero talento della squadra. Shabalala da tenere d'occhio, ragazzi, eh. Ma io mi levo dalle palle, ma tutta la vita, ma ovunque. Ma voglio... No. Con calma. Mi accontento anche di una bassa svizzera, eh. Portius, scusatemi, ho visto Portius, sono impazzito, si va. Sì, sì, sì e sì. Approfittiamo di questo tempo per sistemare la squadra del Watford, così il prossimo anno non dobbiamo perdere tempo. Ok, se abbiamo fatto la furbata, siamo in Premier League. Siamo in Premier League, diretti. Okoye, molto bene. Sulla destra, perfetto. Mi manca... Ma qualcosina mi manca, eh. Devo rivedere un attimo la questione trequartisti. Ma che poi in realtà perché devo rivedere la questione trequartisti? Andiamo sul 4-4-2
in linea e siamo e andiamo sul sicuro, no? Allora, è un disastro. Seconda stagione, ma è veramente un disastro annunciato, ragazzi. Annunciato. Vabbè, tornato Pussetto, sono un pochettino più tranquillo, allora. Anche se non c'è Araujo. Mi serve un centrocampista centrale, mi serve un esterno destro. E non posso continuare a giocare con Ken Sema. 10 milioni, dai. I like it. Mi piace questo acquisto. Fa che bello Hashimeru con sto sorriso. Adesso gli andiamo a mettere il piano di crescita da Hashimeru. Ma nel frattempo vi canto la canzone che presenta il prossimo nuovo acquisto. Vorrei donare il tuo sorriso alla luna, perché di notte chi la guarda possa pensare a te, per ricordarti che il mio amore è importante. Ah, il regalo mio più grande. Che cosa imbarazzante che sto facendo. Regalo in inglese. Gift. Emmanuel Orban sarà un nuovo giocatore del Watford. Proprio non voglio neanche pensare a una questione nella quale lui non faccia parte della mia vita. Sì! Grande gift! Giocatore incredibile. Gli andiamo a migliorare la finalization e lo mettiamo a titolare al posto di Pussetto. Pussetto che non sei altro. Il prossimo esterno destro titolare della squadra sarà Marcus Tavernier. Possiamo dare Ken Sema come sostituto e 6 milioni. Mamma che acquisto! Oh, ma che bel giocatorino è questo! Servirebbe un altro esterno sinistro. Occhio poi alla difesa centrale, perché abbiamo il buon Portius. In realtà potrebbe fare panchinella a Cabasele. Potrebbe servire anche un altro difensore centrale, ma boh. C'è ancora spazio per più di un altro acquisto. Allora, Jadon Anthony, esterno sinistro. Andiamo a potenziare le nostre fasce. 7. Preso Jadon Anthony! Proverei a fare un ultimo acquisto in difesa, perché ho trovato Dale Fry, che mi è in scadenzuola. Ma ci sto, a me Asprilla non interessa. Un bel 74. Ma ragazzi, guardate che bel calcio merdato che abbiamo fatto. Un calcio merdato assolutamente di qualità per la nostra prima stagione in Premier League. Fry diventa il titolare. Ok, perfetto. Signori, questa è la nostra formazione. Cioè, secondo me in game deve essere veramente molto divertente questa squadra. E quindi si va. Allora, secondo me arriviamo a metà classifica. Io lo dico. Io lo dico proprio senza paura. Allora, ma lo Stoke City, esatto. Come ha fatto a fare 6 punti lo Stoke City? Ma siamo a febbraio, quindi io esattamente non lo posso fare a calciomercato. Fossimo stati a gennaio. Ma che squadra è questa esattamente? Ragazzi, mi esonerano. Questi stanno giocando con gli attaccanti. Bah. Allora, risistemiamo, va. Risistemiamo. 4-4-2 in linea. Con Dwight Gale. Ma come, cosa mi sei diventato, Gale? Zio prete. Non abbiamo un altro difensore centrale. Duhanei, mortacci vostri. Ma come Zenga? Ma io mi ricordavo che facesse un'altra cosa. Ma sta squadra qui, ragazzi, come ha fatto ad arrivare in Premier? Ma questa non è una squadra da Premier. Andiamo a salvarci! No, no, no. Mi cacciano anche dallo Stoke. Ah, devo mettere... Vabbè, vabbè, squadra rivoluzionata. Serviva proprio un cambio di mentalità, eh. No, no, no. Vi prego, cacciatemi. A sto punto cacciatemi. A sto punto cacciatemi. Ha più senso. Fine! Fine! Ma voi vi rendete conto del gioco che è? Voi vi rendete conto del gioco che è? Andiamo a vedere Watford, va là. Avrà una squadra clamorosa. Ma noi non lo diciamo. Okoye 77. Poi Fry è diventato un 77, Ed un 78, Kadioglu un 82. A centrocampo Anthony 77, Hashimeru 78. Questi sono cresciuti pure. Lousa un 79, Tavernier un 76. In attacco João Pedro un 81. Gift Emmanuel Orban un 78. Vale 32 milioni. Ovviamente non posso cambiare squadra, anche perché c'è un overall de merda. Quindi mi piglio la mia championship. Devo ammettere che la squadra sudafricana non ha portato proprio fortunissima, eh. Mi piacerebbe vincere la Champions in questa Warriors Challenge. Magari. Siamo all'interno della terza stagione con lo Stoke. 65 milioni? 65 milioni? Allora, dove possiamo migliorare? Ovunque! Un esterno sinistro, un esterno destro, un terzino destro, un difensore centrale. Ovunque, ovunque. Dappertutto possiamo migliorare. Andiamo con Hashimeru, va. 14 milioni più Walter. Ne vogliono 16 più Walter. Ne do 15 più Walter. Andata, preso Hashimeru. Per non andare sugli stessi esterni, ho trovato qualcuno in scadenza, ovvero Buchanan.
esterno forte. Vediamo se riusciamo a portarci a casa per 13-5. Dai, beh, buon colpo, secondo me è un buon colpo. Nel frattempo mi sono portato a casa anche Fry per quanto riguarda la difesa centrale. Avevo bisogno di un difensore centrale che mi desse sicurezza. E lui, come Ashimeru, li conoscevo già. Vado anche su Tella, Nathan Tella. Può fare sia l'attaccante che l'esterno. In questo momento gioca al Southampton. Secondo me riusciamo a fare un discreto colpo, perché anche lui era in scadenza, raga. Vabbè, niente, si accetta. Direi un ottimo doppio colpo. Tella e Buchanan. L'idea è quella di mettere Buchanan sulla destra, Tella sulla sinistra. Occhio però, perché Tella può fare anche l'attaccante, ma non ci siamo. Quindi direi che mancherebbe di tutto, mancherebbe ancora tanta roba. Però già così la squadra ha un valore diverso. Un altro attaccante. Taibaribo è un mio pupillo. Non chiedetemi perché. Sinceramente preferisco andare su Enzo Copetti, perché mi è in scadenza, ha un valore di mercato più alto. Quindi mi sa che, mamma mia, Urban, tanta roba. Vado su Copetti. Forse ci sta un altro acquisto. Eh sì, un terzino destro, me sa. Alla fine Copetti mi ha un 75. Beh, io non posso assolutamente lamentarmi. A questo punto, terzino destro, ultimo acquisto. Mi è venuto in mente nel momento in cui vi sto parlando. Fortunatamente seguo la MLS e quindi i giocatori a volte mi vengono in mente così. Proviamo. Sì, terzino sinistro, se non ricordo male, può fare entrambe le fasce, quindi 4 milioni e 7. Ok, preso un nuovo terzino e chiuso il nostro calciomercato. Quanto sei De Juan? Quanto sei? Top acquisto, lo andiamo a buttare subito qui titolare sulla destra. Ovviamente gli cambiamo ruolo. A questo punto, raga, io direi che possiamo andare a simulare. La squadra ha totalmente un'altra faccia. Totalmente proprio. Per carità, avevamo anche tanto budget, però alla fine abbiamo rivisto tante posizioni. Forse ho sottovalutato anche il portiere, che mi è molto giovane, però ha solo 72. Forse un altro portiere potevo prenderlo. Vabbè, andiamo a simulare la nostra terza stagione. Che bello vedere queste partite a fine maggio contro il Norwich. Non sarà semplice. Andiamoci a prendere questa Premier League, ragazzi. Ce la meritiamo per il percorso. Siamo partiti dal Sudafrica. Sì, sì. Oh, shit. Ancora la semifinale, vero, è vero, Menzo. Lucido, Menzo. Lucido, non lucido, zio porco. Che palle. Ma uno per andare in Serie A potrà fare tutto sto giro prillo? E fatemi andare in Serie A, zio prete. Sono arrivato quinto. Il Watford è andato dritto dritto. D'altronde. D'altronde, vorrei tenerli un attimo battuti però. Perché Okoye 78, Jopet 84, Gift Emanuel Orban 82. Che gli devi dire a sti regaz? Nulla, non gli dici. Complimenti. Ti può dire solo questo. Friday è andato un 79, not bad. Jones un 77, ottimo Jones. Taglia un 80, spettacolare. Shimmero un 79, Buchanan un 80, molto molto bene. E poi guardate qua, Campbell e Copetti, comunque non benissimo in fase di crescita, ma molto bene in fase realizzativa. 18 e 16 gol. Per l'ultima stagione, dove sono gli incarichi? Per l'ultima stagione... L'ultima stagione, ragazzi. Attenzione. Lukaku, vabbè. Attenzione. Non fate i fetenti. Me lo merito. No. Questo non. No. Se c'è l'Ajax, ci provo. Allenatore squadra Ajax. Potremmo chiudere con la. Oh, me fai rispondere? Mannaggia. Accetta. Oh, si va in Olanda con l'Ajax e ce la giochiamo, ragazzi. Ce la giochiamo. Giochiamo la Champions almeno. Mara, 22 anni, 77, non è neanche marcio. Ma neanche Connolly. Solo che Connolly facciamo fare uno di quei voli che si fa il giro del mondo. Mi serve un difensore centrale forte e devo andare a prendere un giocatore dallo Stoke. Quindi sicuramente Fry può essere la scelta giusta. Abbiamo solamente Bassey da affiancargli e poi pochissima roba. Quindi una parte del budget deve andare per forza sul difensore. Ok, riusciamo a portarcelo a casa per una cifra relativamente bassa. 21 milioni e 8. Grazie, presidente. E già la difesa ha un... Mamma mia. Ma dobbiamo... Cioè, dobbiamo risistemare tutto, ragazzi. Ma non ce la faccio mai nella vita. Allora, Grealish rimane. Facciamo giocare il Reynoso qui.
un altro centrocampista centrale e boh, mamma mia, che disastro. Per me Çalhanoğlu in scadenza non si può lasciare lì, assolutamente. Non so quanto potremmo risparmiarci, ma 27 milioni secondo me potrebbero bastare. 30 milioni. È un bel risparmio, è sicuramente un bel risparmio. 28? No, 30, dai, ci posso stare. Mi è in scadenza anche Rafael Guerrero. Ho pensato adesso al fatto che lui potrebbe veramente fare un upgrade clamoroso sulla tre quarti. Però non so se è il caso. Non so se è il caso. Vediamo un attimo, eh. Proviamo a portarci a casa per 26,9. Grande acquisto. Sicuramente lui sta qua. Mi fa... Porca puttana. È goloso. È goloso questo upgrade. Vediamo quante settimane. Guerre, quante settimane ci metti per diventarmi un CC? 23. Un trequartista? 4. Ciao. A questo punto spendo 10 milioni per prendere Tejes sulla sinistra. Gli diamo Regier più 9 milioni. Clausola della rivendita. Ci portiamo a casa Tejes. Ottimo. Proviamo a fare qualche cessione e ci prendiamo anche un altro attaccante. Attenzione poi perché abbiamo i preliminari di Champions in realtà. Contro l'Anversa. Rischiamo di non andare in Champions. Ci andiamo per ora. Abbiamo il Beşiktaş. Ma io devo ancora finire il calciomercato. Mi voglio comprare un altro attaccante. E quindi Milik. 22 milioni il suo valore. Ok, perfetto. Chiudo il calciomercato con Çalhanoğlu. Lo compro perché mi serve un difensore centrale di riserva. Ma Çalhanoğlu mi può fare anche il terzino destro, come potete vedere lì, e il mediano. Quindi, perfetto. Un giocatore che in simulazione può andare a posizionarsi veramente in tantissimi ruoli. E questo mi dà un pochettino più di tranquillità. Gli offro tutti i soldi che ho. Posso offrirgli massimo 58.000. Dai, vabbè, ragazzi. Loro comunque lo sanno. Quello di FIFA lo sanno. Io sono convinto che quelli di FIFA lo sappiano. Quando non hai soldi ti sparano sempre queste cifre, queste cose assurde. Sono convinto che lo sappiano. Accetta, accetta, dai. Non è così un'offerta scandalosa. Andate a cagare. È un 80. Io lo lascio qui. Poi il gioco deciderà il da farsi. Lui è un difensore centrale a tutti gli effetti. Però lo lasciamo lì. Signori, questa è la nostra formazione. Io più di così non so sinceramente cosa fare. Allora, andiamo a simulare questo doppio confronto contro il Beşiktaş per la Champions. L'andata va molto bene. L'andata è andata. Un bel mese di agosto. Vediamo se riusciamo a incoronarlo. È andata bene, dai. Siamo in Champions. Ed eccolo qui il piano di crescita di Guerrero, che diventa un 89. Questo è l'upgrade più insensato di FIFA, secondo me. Più 6 nell'overall e adesso abbiamo un 89 lì sulla tre quarti. Molto, molto bene. Signori, si va a simulare fino a fine stagione. La quarta stagione ci regalerà qualche gioia. Abbiamo Liverpool, Club Brugge e Gladbach nel girone. Non è impossibile il passaggio, almeno agli ottavi. Vediamo il resto. Andata contro il Liverpool. Pareggio, ci sto. Andata contro il Club Brugge, vinto 2-1. Adesso però i tre punti contro il Gladbach sono obbligatori. E ci sono. Sì? Sì, sì. Beh, può capitare, può capitare. Però se poi il risultato non lo facciamo contro il Liverpool, a quel punto con il Club Brugge diventa obbligatoria la vittoria. Quindi vediamo un attimo con il Liverpool. Non ce la giochiamo nemmeno. Questo mi fa mal pensare, sinceramente. Ok, dai, siamo agli ottavi. Manchester United agli ottavi di Champions, che è sicuramente una compagine un pochettino più forte di noi. Vediamo se noi ci siamo rinforzati a sufficienza per portarci a casa il passaggio del turno. 2-2 all'andata. Dobbiamo sperare in un ritorno magico. Abbiamo tante competizioni a ridosso. Sarà dura. E infatti finisce qui, signori. Ci ho sperato, ma partendo dal Sudafrica, in realtà era l'Arabia, siamo arrivati agli ottavi di Champions. Questo è il massimo che sono riuscito a fare. Mi è un po' rimasto di traverso l'esonero con il Watford, perché io capisco tutto, però sono stato esonerato semplicemente perché secondo me gli obiettivi della società erano molto molto alti e quindi non rispettandoli, arrivato in zona retrocessione, la società ha deciso di farmi fuori. Ma avevamo costruito per me
una squadra bellissima e meritevole di attenzione. Veramente un peccato, perché senza quell'esonero, secondo me, ci saremmo potuti avvicinare di più rispetto agli ottavi di finale. È stato comunque un buon percorso, un bel percorso. Abbiamo preso dei giocatori particolari, interessanti. Siamo finiti all'Ajax, ma ci sta. E alla fine il giocatore che ci siamo portati fino alla fine è Frey, che mi è comunque diventato un 83, molto molto bene. Alla fine c'è Lauba, Frey, Basti, hanno giocato tutti e tre, mi fa molto piacere. Andiamo a vedere qui, Çalhanoğlu, 7 gol, 9 assist, Guerrero 17 assist, spettacolare. Bergwijn 22 gol, Consen Saudi è dato un 85, 18 gol, 11 assist. Milik, grande acquisto alla fine, davvero un grande acquisto. Comunque questo Sekumara non è male, 23 anni, è diventato un 80, però Milik ha fatto 33 gol, raga. Acquisto azzeccatissimo, niente da dire. Volevo solo andare a vedere cosa ho lasciato in Inghilterra con il Watford, cioè che squadra mi è diventata. Allora, Okoye, ah, non me li fa più vedere i resoconti, però Kadioglu è un 85. Hanno preso Pereira, c'è ancora Portius, Wanders, 85, tanta roba. Anthony non lo sapremo mai, ma se non me lo fa vedere perché è sotto l'80, l'82, niente di che. Ecco, João Pedro ed Emmanuel Gift Orban. Pensate quanto può crescere, possono crescere questi due giocatori utilizzati in una vostra carriera. Secondo me sono clamorosi questi due giocatori, cresciuti tantissimo e li ho utilizzati solo una stagione. Devastanti. Signori, io spero comunque che l'attesa sia valsa la pena, perché secondo me comunque è stato un buon episodio di Forir Salen. Siamo partiti da una squadra che non avevo mai visto prima, praticamente non l'avevo mai utilizzata, non conoscevo, e ci siamo fatti strada in Europa, creando comunque un discreto percorso. Per un attimo ci avevo creduto, ma non è sempre domenica. Grazie per aver visto questa Forir Salen, noi ci vediamo nel prossimo video, un saluto da mezzo, e alla prossima. Ciao a tutti ragazzi.